stato fatto un click su tre persone, un precario di 22 anni, un ingegnere e una professoressa madre di tre figli. Ecco chi siamo noi. Siamo questi che vi facciamo vedere due mesi prima le elezioni delle persone. Siamo questi, e qua dentro non ci sono atleti olimpionici, non ci sono campioni, non ci sono personaggi, giornalisti riciclati, non ci sono leader dell'antimafia, ci sono persone normali. Ed è successo un miracolo: il 55% di quelli che andranno in Parlamento, se li voterete, sono donne. Donne! E queste donne qui che vedrete stasera non sono le donne con le labbra di plastica e i culi di polistirolo, sono donne che si fanno il culo! Si fanno il culo metaforicamente. Ma donne che hanno tre figli e lavorano. Io voglio vedere una così in Parlamento, che mi parli di economia, una che ha tirato su una famiglia lavorando, tre figli, quella può dire qualcosa di economia, non questa gente qua. E allora, è questo, funzionerà, non funzionerà, Dio mio, ha già funzionato, ha già funzionato. Io sto guardando quello che fanno i quattro sindaci che abbiamo. Età media 26 anni, si è andata a vedere a Sarego, si è andata a vedere a Comacchio, si è andata a vedere a Parma hanno arrestato tutta la giunta precedente, il sindaco precedente, mancava un miliardo, forse perché ci siamo noi, e dove ci siamo noi non si ruba più, mettiamo dei riflettori, e se rubi sei inquadrato dal mondo, non rubi più, siamo parte civile per recuperare i soldi. Io non voglio essere in campagna, io non vi voglio promettere nulla, non vi dico nulla, io vi dico quello che abbiamo già fatto. Siamo andati in Sicilia, non ci dava un centesimo nessuno, mi sono dovuto buttare a nuoto nello stretto, sono arrivato 20 minuti prima del traghetto, cazzo, ma è una cosa che passa l'immaginazione. Bene, ci siamo presi la Sicilia, primo partito in assoluto in Sicilia, 15 ragazzi del Movimento 5 Stelle dentro, è la prima cosa che hanno fatto, che è commovente. Hanno preso il loro stipendio, se lo sono decurtato per il 70%, hanno aperto una partita di giro, aspetta, hanno preso questi soldi loro che li sarebbero aspettati, li hanno messi in una partita di giro del bilancio della regione, quindi non loro. Loro controllano, ma i soldi sono ridiventati della regione. E questo sarà un capitale alla fine dell'anno di 1.000.000-1.200.000 euro, poca roba. Ma con questo si finanzieranno le piccolissime imprese della Sicilia. L'abbiamo già fatto. Abbiamo già fatto questo. Buonasera, siamo qui con Michele Labriola, candidato alla Camera per la provincia di Potenza, si può dire. Comunque il numero 2, candidato alla Camera del Movimento 5 Stelle, elezioni 2013. Sono le prime storiche elezioni per il Movimento 5 Stelle della Basilicata, oltre che per quello nazionale, ma soprattutto qui in Regione Basilicata. Cosa significa il Movimento 5 Stelle? Il Movimento 5 Stelle è una rivoluzione. Una rivoluzione perché per la prima volta dei cittadini comuni, cittadini lucani soprattutto, si possono candidare, si possono votare e possono candidarsi al Parlamento italiano con grandi possibilità di andare a Roma. Famosissima la frase di Grillo, ci vediamo in Parlamento. Il bello di questo movimento è che non so chi ci andrà, se ci andrò io, ci andranno gli altri candidati, saremo dei portavoce, non saremo dei politici come alla vecchia maniera come siamo abituati a vederli, non deciderà nulla l'eletto del Movimento 5 Stelle, ma eseguirà il programma, un programma deciso dalla base, questo è importantissimo. In che modo sarete dei portavoce? Cioè come riceverete le istanze della base, che quella, cioè delle istanze dei cittadini? Praticamente c'è un programma che già dal 2010 è stato deciso da 800.000 cittadini sul web, sulla rete. Questo programma però è dinamico, quindi subito dopo le elezioni potrà essere aggiornato, ogni cittadino italiano potrà aggiungere la propria idea, verranno votate, le idee migliori che piglieranno la maggioranza andranno nel programma e quelle saranno le uniche idee e gli unici progetti che i candidati, anzi gli eletti del Movimento 5 Stelle avranno l'autorizzazione di portare in Parlamento. E questa è una garanzia. Posso farti delle domande un po' private, nel senso che quanto guadagnerete se sarete eletti?
È una cosa risaputa, noi ci siamo impegnati a trattenere solo un compenso netto di 2.500 euro e rilasciare tutto il resto allo Stato. È una cosa pure da sottolineare che, a differenza di tutti gli altri partiti, siccome c'è stato nel 93 un referendum che ha abolito i finanziamenti pubblici che poi i politici si sono rimessi chiamandoli semplicemente rimborsi elettorali, il Movimento 5 Stelle rifiuterà completamente questi rimborsi elettorali, e per il 5 Stelle attualmente, con le percentuali, sono stimate all'incirca un 100-110 milioni di euro che il Movimento 5 Stelle lascerà allo Stato. Ma a questo punto conviene fare il senatore e il deputato e prendersi tutti questi problemi oppure no? Diciamo che noi ci crediamo, perché nel Movimento 5 Stelle bisogna crederci. C'è, dietro il 5 Stelle c'è una visione bellissima, innanzitutto ci sono degli ideali di solidarietà, di uguaglianza e soprattutto di meritocrazia, perché nel 5 Stelle non dimentichiamo che noi candidati veniamo tutti quanti scelti, non veniamo nominati come negli altri partiti. Negli altri partiti viene applicato il porcellum, nel Movimento 5 Stelle tutti i cittadini si possono candidare, però la cosa bella è che vengono votati. Quindi votare una persona significa scegliere il migliore. Andiamo per gradi, ci sono delle cose del programma che ovviamente tirano molto di più rispetto ad altre l'elettorato, poi sarà difficile eventualmente attivarle queste cose. Prima di tutto, reddito di cittadinanza, che cos'è e a cosa serve? Non a caso è il primo punto del programma 5 Stelle, il punto più importante, perché il 5 Stelle dice sempre questo: nessuno deve restare indietro. È importante perché nell'Italia di oggi il problema più grande è il lavoro. Il lavoro, quindi, è diventata una brutta parola, lavoro. Diciamo che gli attuali politici, per come hanno strutturato le norme, il lavoro è diventato un ricatto. Quello si voleva creare la flessibilità, invece si è creato il precariato. Precario significa ricattabile. Infatti c'è un grandissimo voto di scambio, perché il precario diventa ricattabile, ogni 4-5 anni deve chiedere il piacere al politico per avere un rinnovo del contratto. Legge anticorruzione? Fondamentale, legge anticorruzione, ripristinare il conflitto, cioè fare la legge sul conflitto di interessi, regolarizzare l'informazione, togliere i contributi all'editoria, perché sappiamo benissimo che l'informazione è controllata, e questa è una cosa che deve, in Italia siamo, se non mi sbaglio, oltre il 50° posto per la libertà di informazione, dovremmo essere tra i primi 5. Hai parlato dell'abolizione dei contributi pubblici ai partiti, stiamo vedendo manifesti giganteschi con le solite faccette, faccine, faccioni che ti sorridono e si fanno vedere solo in questo periodo. E, il futuro quale sarà? Il futuro indubbiamente deve essere, i cittadini si devono riappropriare della politica. Questi faccioni sono sempre gli stessi, ci siamo stancati, io da 20 anni vedo sempre le stesse persone. C'è stato chi ha fatto finta di fare le parlamentari e poi ha piazzato dall'alto dei nominativi, come chi al primo posto, chi al quarto posto, per fare i soliti giochi politici, diciamo, di inciuci che siamo abituati a vedere negli ultimi 20 anni, e queste cose devono finire. Siamo arrivati proprio al caso di dire adesso basta. Ultima domanda, come pensi e come pensate dal Movimento 5 Stelle di aggiornare periodicamente i cittadini lucani che vorranno saperne ed essere aggiornati di quello che accade a Roma? Diciamo che noi fondamentalmente nel regolamento del Movimento 5 Stelle è previsto che ogni eletto giornalmente aggiorni su YouTube tutto quello che succede in Parlamento. Naturalmente, per quanto riguarda Potenza e quindi la nostra regione, la nostra Basilicata, possiamo ogni 2 mesi fare un resoconto di tutto quello che succede in Parlamento per informare tutti i cittadini. Rocco Stuni, candidato alla Camera, potentino, ingegnere, padre di 2 figli, sposato, è uno degli attivisti, dei cittadini potentini e lucani che sta affrontando questa nuova ed esaltante avventura. E, ti invito subito ad affrontare un tema molto molto caldo, il petrolio in Basilicata. Come lo affrontiamo? Buonasera a tutti, sì, sono Rocco Stuni, di Potenza. Mi sono avvicinato al Movimento, al Movimento 5 Stelle Nazionale, ormai da un po', perché ho voglia di cambiare un po' questa politica e questa realtà che da un ventennio ormai
ci costringe a vivere una politica comandata dalle persone lì messe, nominate, non nemmeno elette ormai. E niente, il problema del petrolio. Il problema del petrolio e delle energie per il Movimento 5 Stelle risulta essere uno dei punti salienti del programma. E per noi della Basilicata è un problema molto molto sentito, perché ormai è noto che il petrolio, che era stato visto per decenni come come il nostro oro nero, ormai è diventato un vero e proprio problema per la Basilicata. Non ultimo è il caso delle acque inquinate del Pertusillo, dove per certo ormai si sono state individuate delle sostanze di idrocarburi all'interno del lago. Come affrontare il problema? Il problema del Movimento 5 Stelle sviluppa nel suo programma una serie di energie alternative, di energie rinnovabili. Quindi per noi della Basilicata, che abbiamo luce, abbiamo sole, abbiamo vento, abbiamo acqua, abbiamo biomasse, perché la centrale biomasse a basso consumo energetico saranno un nostro cavallo di battaglia al Parlamento. Per quanto riguarda il petrolio, che cosa prevediamo? Che sicuramente cercheremo di bloccare le prospezioni future che sono state già autorizzate. Per quelle attuali cercheremo di limitarle per quanto possibile, anche se non è che promettiamo di andare lì e bloccare le autorizzazioni già date, perché credo che sia quasi impossibile. Però quantomeno cercheremo di ricavare delle royalty un po' migliori e un po' superiori rispetto a quelle che, rispetto alle percentuali del 20-30% che prendono altre nazioni, siamo comunque siamo molto limitati. Ma soprattutto io ho parlato un po' con le realtà della Val d'Agri, soprattutto, dove prendono queste royalty, ho parlato un po' con le amministrazioni e soprattutto loro sono molto limitati anche nello spenderle queste risorse, cioè sono obbligate ad individuare magari delle infrastrutture all'interno del comune, e così ti ritrovi il comune di Moliterno che costruisce piscine, che costruisce palazzi e palazzetti dello sport mai utilizzati. Quando invece, secondo me, bisognerebbe fare più una politica regionale per quanto riguarda le infrastrutture della Basilicata. Io, a me dispiace dirlo, faccio sempre questo esempio. L'altra settimana, tornando da Roma, ci ho messo 2 ore per fare Roma-Salerno con la Frecciarossa. Arrivato a Salerno ci ho impiegato circa 2 ore e mezza per arrivare a Potenza con un treno regionale che, voglio dire, per fare 100 chilometri ci ha messo 2 ore e mezza. Quindi io prevedo e propongo che magari queste royalty vengano investite in maniera diversa, cioè per uno sviluppo reale della regione. Una regione senza infrastrutture purtroppo non ha motivo di svilupparsi. Infrastrutture tipo aeroporto? Allora, io per l'aeroporto sono un po' pessimista, nel senso che prima di tutto noi dobbiamo individuare quelli che sono i mezzi di trasporto più comuni e più fattibili per la nostra realtà. Cioè noi non abbiamo autostrada, non abbiamo ferrovie, abbiamo una provincia, l'unica provincia d'Italia dove non è raggiunta dalle ferrovie dello Stato. Abbiamo un collegamento tra Potenza e Matera che è inesistente, cioè non abbiamo la ferrovia e abbiamo 2 pullman, uno che va e uno che torna la sera, il che significa scollegati completamente. Abbiamo un collegamento con la regione Puglia che non esiste. Mi dicevano ieri i ragazzi di Matera che fare Matera a Bari con un treno Apollo Lucano ci mettono quasi 2 ore, sono 60 chilometri. Quindi io direi prima di tutto investire su queste infrastrutture. Poi dopo, quando un giorno riusciremo ad avere queste infrastrutture, magari sì, una piccola realtà, un piccolo aeroporto potrebbe essere conveniente.